Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi andremo ad analizzare i recenti aumenti che hanno coinvolto un po' tutti i brand dell'orologeria. Ne analizzeremo i dati, faremo alcuni esempi esplicativi di alcuni modelli che hanno appunto subito questi aumenti, vedremo gli effetti che hanno sul mercato e i possibili sviluppi futuri. Buona visione, a voi il video. Il gennaio 2023 ha visto l'aumento del gruppo Tudor Rolex. Ormai siamo quasi abituati, quando si parla della casa ginevrina, di degli aumenti più o meno costanti. Ma a seguire l'onda della casa coronata si è subito accodato il gruppo Swatch, che ha visto proprio nel corrente mese, ossia febbraio 2023, degli aumenti di listino per parecchi suoi brand. Partiamo con ordine e andiamo prima a guardare lo stato di salute del mondo dell'orologeria. Malgrado qualcuno sostenga che l'orologeria è finita o che sia in crisi, le vendite dell'orologeria del 2022 sono aumentate del 25% in tutte le regioni, fatta eccezione per la Cina, che è stata penalizzata dapprima dalle restrizioni e poi dall'ondata di Covid. Del resto, la Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera l'aveva comunicato con un mese di anticipo e oggi arriva la conferma del gruppo Swatch. Il 2022 è stato un anno da record per gli orologi. Il gruppo ha infatti portato a casa un fatturato netto in crescita del 2,5% a 7,5 miliardi di franchi. A rimarcare poi questo dato, c'è il fatto che proprio nel 2022 il gruppo Swatch ha presentato 209 domande di brevetto a fronte delle 202 del 2021. Chiariamo, anche quello un ottimo anno. Aumento dei dipendenti cresciuto di 617 unità e quindi apprendiamo da questi dati che il mercato è vivo e vegeto e in grande salute. E qui si inserisce il Moon Swatch, l'orologio più venduto del 2022, le cui previsioni ottimistiche di 500.000 unità sono andate di gran lunga superate. Oggi si contano oltre 1 milione di vendite, dato che diventa ancora più mostruoso se si considera che l'uscita di questi orologi è avvenuta nel marzo del 2022. Ma il successo riscosso dal Moonwatch si è riflesso anche sulla collezione Omega Speedmaster, proprio con il modello iconico Moonwatch. L'anno non è stato contraddistinto solo da successi, ha anche avuto delle difficoltà per il gruppo stesso, come ad esempio problemi sulle catene di approvvigionamento, che hanno portato problemi nel reperire materie prime e componenti, causando ritardi nelle consegne a fronte di un portafoglio ordini in aumento del 24% rispetto al 2021. Anche l'altro colosso, cioè il gruppo Richemont, ha provveduto ad aumentare i suoi listini, come ad esempio in casa Cartier. Ma ora andiamo a vedere alcuni esempi di aumento di listino di diversi marchi e modelli. Uno dei best seller di casa Tudor, come il BB58 ad esempio, passa da un listino di 3.750 a un listino attuale di 3.950 euro. Mentre l'iconico Submariner, da un listino di 8.950 euro, passa a un listino attuale di 9.150 euro, con un incremento di 4,7%. L'icona, invece, di casa Omega, ossia proprio il Moonwatch, passa da 7.200 euro a 8.700 euro. Andiamo a vedere invece in casa Longines, dove il Silver Arrow passa dai 2.250 euro a 2.450 euro. Stesso aumento che colpisce anche la collezione Hydro Conquest, che passa dai 1.750 a 1.950 euro. Il bellissimo invece Longines Bigaille passa da 2.940 a un listino di 3.200 euro.
Ora andiamo a vedere qualche brand indipendente, come ad esempio Doxa, che con il Sub 300 ha un aumento che passa dai 2.490 euro a 2.690 euro. Infine, Oris 400, che da un listino di 3.300 euro passa a 3.500 euro. Bene, visto alcuni esempi, ora andiamo a trarne le conclusioni finali, analizzando quelle che sono le prospettive future e soprattutto i possibili effetti sul mercato. Negli ultimi anni si è assistito a dei repentini aumenti di listino. Ovviamente molti brand hanno dato diverse giustificazioni a questi aumenti di listino molto rapidi, tra cui, ad esempio, la crisi recentemente che ha colpito l'Europa, ossia il conflitto tra Ucraina e Russia. E di conseguenza l'aumento delle materie prime, come ad esempio l'acciaio, l'oro, ma anche il carburante, che ha sicuramente comportato ritardi produttivi. Altra giustificazione o causa, che dir si voglia, può essere stata l'inflazione o la svalutazione del franco svizzero. È assolutamente innegabile che tutti questi fattori possono essere state delle cause degli aumenti di listino dei brand, ma sono gli unici fattori? Hanno realmente inciso così tanto nel tempo in questi aumenti? Beh, questo dubbio è sicuramente quello che noi appassionati ci poniamo. Ma sicuramente la ragione, forse anche principale, di questi aumenti sta soprattutto nel riposizionamento di molti brand e quindi quella fuga da quella fascia medio-bassa che in molti stanno cercando in qualche modo di effettuare. Le prospettive dell'anno in corso e di tutto quindi il 2023 prevederanno sicuramente, come dicono gli addetti al settore, una forte crescita delle vendite. I consumi, infatti, si sono rapidamente ripresi, non solo in Cina, ma anche nei mercati circostanti, Hong Kong e Macao. Inoltre, l'abolizione delle restrizioni ai viaggi in Cina rivitalizzerà le vendite nelle destinazioni turistiche. Concludo con una mia considerazione personale. Gli orologi, in quanto beni di lusso, difficilmente subiranno effetti negativi proprio per la categoria del bene stesso. Ma è chiaro che stanno diventando sempre più di lusso e sempre più per pochi eletti. Grazie per essere arrivati in fondo al video. Alla prossima.